Una bella iniziativa che si tiene qua al Comune di Salerno, che mette in evidenza quanto l'evoluzione del mercato immobiliare possa incidere ovviamente in questo sistema di crisi, quindi delle famiglie. È autorevole questa iniziativa di mettere una guida che valuta e monitora i valori di mercato nelle varie zone della città di Salerno. Sappiamo che Salerno è una delle città più all'avanguardia dal punto di vista anche dei costi che si hanno, sia per quanto riguarda l'acquisto delle case sia per quanto riguarda le locazioni. Credo che sia un utile strumento quello della guida sia per gli operatori del settore ma anche e soprattutto per le famiglie e per i giovani che hanno bisogno ovviamente di avere dei consigli e di essere accompagnati nell'acquisto oppure nell'affitto di un appartamento. Va anche fortemente sostenuta. Ma fortemente sostenuta perché proprio il cambio radicale nel rapporto tra i salernitani e la città e soprattutto la possibilità che oggi alcuni salernitani ritengano possibili spostamenti immobiliari che 30 anni fa non erano possibili, anche la consapevolezza di poter trasferire un residente casomai del Corso Vittorio Emanuele oggi davanti al porto Marina d'Arechi, perché le potenzialità anche dello sviluppo territoriale oggi sono fortemente modificate. E io ritengo che al vostro impegno di trasparenza, che è un appartamento, un immobile viene collocato sul mercato ad un valore che è sbagliato non è compatibile con quella che è la realtà e quello che è un po' il clima anche economico che si trova, rischia di rimanere o invenduto, rischia di rimanere non fittato per molto tempo, quindi si blocca un'economia che è anche legata al vostro lavoro, a quello dei mediatori immobiliari e quindi delle agenzie. Il ruolo lo ha posto benissimo Angelo Caravaggio, saluto tutta la Presidenza, i relatori, il mio è davvero un saluto, l'ha posto bene Angelo Caravaggio. Il nostro ruolo e la nostra presenza significa innanzitutto accompagnare questo percorso di informazione, di trasparenza, ma soprattutto un impegno rispetto alle scelte urbanistiche che si vanno a fare, alle scelte di viabilità. È evidente che una destinazione, in questo caso parliamo dell'osservatorio e parliamo anche delle quotazioni legate alla provincia di Salerno e alla città di Salerno, è evidente che se ci sono amministrazioni, istituzioni illuminate, favoriscono l'attrattività anche di una destinazione e quindi aumentano la capacità anche di creare sviluppo relativo alla compravendita, al affitto di immobili. Da questo punto di vista il nostro ruolo diventa fondamentale e in connubio e in sinergia noi dobbiamo sempre più mettere in campo iniziative dal punto di vista istituzionale ed amministrative che possano favorire l'attrattività e anche i servizi da dare al cittadino. In questo modo creiamo un circolo virtuoso che sicuramente favorisce l'economia, favorisce i player di questo settore e quindi mettiamo in campo sicuramente qualcosa di positivo. Ecco, chiudo davvero salutando di nuovo con grande soddisfazione questa iniziativa perché ognuno di noi, diciamo, capita anche a me quando dobbiamo locare un immobile oppure dobbiamo acquistare un immobile, abbiamo sempre la difficoltà anche di trovare e reperire degli strumenti che in qualche modo ci diano la certezza della nostra regione, e la consapevolezza di stare nel mercato, di non commettere errori, piuttosto di avere le valutazioni e le quotazioni giuste. Quindi è sicuramente un'opera meritoria quella che avete messo in campo e che noi per quello che è possibile d'ora in avanti possiamo sostenere e accompagnare in maniera sempre più incisiva, anche perché in questo momento diciamo in Regione Campania, anche con Vincenzo De Luca, con Salernitano che ha la presidenza, possiamo sicuramente renderci disponibili, dichiarare e lasciare la nostra disponibilità ad accompagnare questi progetti meritori che sicuramente mettono il cittadino al centro dell'attenzione, mettono l'economia al centro dell'attenzione e sicuramente creano e contribuiscono a creare maggiore economia e maggiore possibilità di sviluppo economico nella nostra città e nella nostra provincia. Quindi grazie ancora, buon lavoro e a disposizione.